A forza di sentirselo dire, la Sampdoria comincia a crederci. Che sia davvero il suo anno, che i disegni del destino congiurino a suo favore. Sia chiaro, la vittoria sull'Atalanta è legittima, ma le vicende che l'hanno maturata spiegano le tante nuove speranze scudetto dei tifosi blucerchiati. Quando i bergamaschi infatti non approfittano con Nicolini e Bordin di due invitanti occasioni, è ovvio che chi conosce il proprio talento lo sfrutti. Così Mancini batte una delle sue punizioni Trilling e a spaventarsi più di tutti è il nerazzurro De Patro, autogol. A conquistare l'1-1 è però la strana coppia per la diversità di statura Nicolini e Vahir. Il primo inganna Pellegrini, è l'unico errore del libero, ma che errore! E il secondo raggiunge quota 4 nella classifica marcatori. La gioia nerazzurra dura 90 secondi. Il vento dell'est, Mikhailishenko Katanets, soffia su Mancini, che esibisce la consueta destrezza. Branca ringrazia e brucia sul tempo contratto. 2-1. Nella ripresa Invernizzi sostituisce il lento Cerezo, che rientrava dopo un mese, e dal possibile 2-2 mancato da Bonacina, come spesso succede in questi casi, si passa al 3-1 su azione di quasi contropiede. A festeggiare è ancora Branca, cui la curva dedica filastrocche e fischi presi in prestito da un celebre film. Il 4-1 su rigore propiziato e trasformato da Mancini serve poi solo a fare arrabbiare l'Atalanta, tanto coraggiosa quanto sfortunata e ingenua. Branca, un gol di destro e uno di sinistro alla Vialli? Sì, beh, penso di sì, perché non ne fa moltissimi di destra, moltissimi di sinistro, anche di testa, perché è uno dei giocatori più forti del mondo.